E salve a tutti, gente, qua Jane Game che vi parla, bentornati qui su Super Mario Land. Oggi dobbiamo fare l'ultimo mondo, quindi direi subito di caricarlo. Ultimo mondo che, lasciatemi dire, ha una musica stupenda. E ora, vai. Ormai è già iniziata, però bellissima. Ovviamente è ispirata alla Cina, in caso non si notasse, intanto grazie al fungo. Questo paesino, diciamo, Land, non so come tradurlo. E adesso già i nuovi nemici, questi qua cosa sono? Beh, teoricamente sono umani, cinesi. Nella scatola vengono riportati come dei puffi, sono blu nella scatola, però ecco la loro particolarità, sono invincibili e hanno un hitbox che fa schifo. Quindi, vabbè, poi se si suicidano, cavoli loro. Sincronizzatevi per favore, pedane, siete la mia morte voi in questo gioco. Perché lo faccio io? Aspetta che arrivi. Qua ci sono i cloni Bill, non dovrebbero farmi male. Solo che bisogna smuoversi con questi qua nei paraggi, perché vi inseguono e sono invincibili. Grazie, non prendo niente, ciao. Come faccio qui? Ok. Ve l'ho detto che era una hitbox strana. Sono riuscito a prenderlo anche senza saltare. E vabbè. Doveva succedere. Ma checkpoint giusto? Checkpoint senza fungo, immagino. Qua si può entrare? No. E in questo gioco mi sto dimenticando spesso di entrare nel Warp Zone. Ah, tanto per fare una cosa, ho fatto la stessa cosa lo scorso episodio, ovvero ho ricominciato dall'ultima volta per riavere più vite, perché ero rimasta con una vita. E all'ultimo mondo no, grazie. Tanto poi i mondi sono corti, quindi almeno li posso rifare con calma, fungo. Dammi. Ok, qua abbiamo visto che ci sono le piante. Spara. Bene. Almeno questo cannone Bill di questo gioco non va a caso. Come altri, però. Ok. Ti prego. Dovrebbe esserci anche un altro nemico fra poco, che in realtà l'abbiamo già visto in un altro gioco. Sempre gioco strano, quindi immaginate qual è. Che noi e io li ho odiati in quel gioco, se ricordate. Fiore nascosto, grazie. Non pensavo di rivederlo più sto fiore. Anche perché in questo mondo non c'è il livello normale alla fine. C'è ovviamente il running gun. Non potevano mettercelo solo una volta il running gun. Aspettiamo un'altra mezz'ora che si sincronizzino? No. Oh, e vabbè, no, no, no. Cacchio, non così, eh. Ora, qua ci dovrebbe essere il fungo nascosto, vero? Grazie. Avrei preferito il fiore. Qua, monete infinite, giusto? No, non infinite però. Quel che c'è prendiamo. Le vite sono utili. Queste qua sono quasi sincronizzate però al contrario. Proprio per essere opposte. Incubo stare qua. Grazie, uno per volta però. Ah, giusto, ricordo sta parte, tipo c'è l'ammasso di questi cosi qua, vero? Mi ricordo il punto di livello che c'è, c'è l'ammasso di questi cosi qui, che però basta che vadano indietro e despawnano. Mi ha colpito! Ma va, non ho detto l'hitbox. Sì, il blocco non ha un hitbox di merda, quindi almeno rispetta quello, grazie. Mario. Oh my god. Buongiorno, sono qua solo di passaggio. Ah! Madonna, come cavolo faccio a capire la vostra hitbox se il vostro braccio conta un corpo intero? Ok, bello quando faccio il combo così, così non li levo già di torno. Ora, per favore,
No, no, non far che accada una cosa di prima. Scusate se tiro pugno qualcosa, però. Non far la figuraccia dell'ultima volta. E sono morto sempre nello stesso punto. Anche perché confondi i tasti. Ora, qui. Grazie. Una vita sarebbe comoda. Sono 63. Anzi, 69. Non so dove. Ho confuso il 9 l'8 col 3. Succede sempre. Io, anch'io che sto, mi sembrava di essere sotto. Eccolo qua, l'ammasso dei cosi. Non riesce a passarne uno che ne spawna l'altro. Grazie, fammi salire. Ora, qua dovrebbe esserci la vittoria, la via vittoria, guarda. Oh, guarda, è più semplice delle altre. Questo. Ora, il secondo livello è tipo quello che mi ricordo di meno di questo gioco, però. Cosa scegliere? Beh, dato non possiamo scegliere, quindi. Tre vite, ok, quello che volevo. Anche il power up mi sarebbe stato comodo, ma va benissimo, tre vite. È di nuovo Cina, però sembra anche la via di mezzo tra secondo mondo. Però. La musica è sempre gradita. Che non c'è l'ultimo livello, quindi vabbè. Eccolo qua il nemico di cui parlavo. E non è proprio uguale, ma è tipo la pianta di Super Mario Bros. 2. Qua è meno fastidiosa. Di sicuro meno fastidiosa. Ora vattene via. Con che enfasi l'ho detto. Ok. Almeno si possono sconfiggere qua facilmente. E ci sono di nuovo loro. Ricordate quei leoni che ci sputavano? L'ho detto che sarebbero tornati in altra maniera. Fosse stato grande, grazie. Vai via. Ovviamente. Quelli piccoli prendono la strada più pericolosa, eh. È sempre così che va il mondo, guarda. Niente. Vattene. Grazie. No! Non farlo mai più. Io sto dietro di te, Goomba. E a quanto pare non ci sono le collisioni in questo gioco. Già, a quanto pare i nemici non hanno collisioni. Tornano anche questi da Super Mario Bros. 3. Wow, non pensavo, non me lo ricordavo questi. Non pensavo neanche che il Game Boy potesse fare qualcosa del genere, però. A quanto pare il Game Boy si sta facendo valere. Più di quanto pensassi. No! Madonna! Ah, almeno qua sono spawnate tutte le palle. Che detto così. Madonna, per quante ne avete messe? Ah, stella. Fammi evadere. Ah, ok. Quella stella serve per mettervi fretta. Trolloni. Mario, ce la puoi fare. Non me ne frega della stella. Vai pure. Però è ancora utile. Madonna quanto dura sta stella. Probabilmente l'ho anche già detto nel primo episodio. Però. Oh, come faccio qui? Devo saltare sul Koopa e poi evitare le serpette. Detto fatto. Ok, no, in realtà non ho saltato sul Koopa proprio. Vai via. Sono versioni più pucci dei serpenti di Mario Bros. 2. Questa era infame però, eh. Che c'era quel punto lì dove potevi cadere. Tac. Ok, finché le pedane sono così. Basta punti infami. Ah. Grazie, proprio la fine. No, fine, vabbè. Abbiamo abbastanza vite. Possiamo dire. Ah, ultimo livello. Sarà pesante. Un altro running gun, solo che stavolta siamo in aria. Carina come cosa.
Ora, se qua da parte c'è un fungo, mi farebbe piacere. Allora, questi uccelli qua vi seguono in altezza. Come ho ucciso quello là sopra, non lo so. Mi piacerebbe avere un fungo. Non ci sono più proiettili. Quello là che avete visto su ieri, teoricamente sono l'Akitu, tanto per dire. E sparano proiettili, cos'è? Sono i proiettili Bill in aria. Che però sparano troppo anticipamente, quindi non fanno un gran casino queste cose. Grazie mille. Allora ce l'avevo già prima comunque il fungo. Vabbè, la vita. La vita è la vita. No, oi. Ok, adesso sta iniziando a diventare incasinato. Sembrava facile. Stella? Non l'avevo vista su Running Gun qua. Fungo? Non vuoi affrontare il boss finale così? Perché sì, devo affrontarlo in Running Gun. Per questo sto boss finale è difficile. Solamente perché se lo affronteremo così. Grazie. Ehi, vai via. Vai via. Giusto, qua vi fanno prendere tutte le monete per avere una vita in più, ma non le potete mai prendere tutte per via delle cose. Vai. Se non sbaglio adesso c'è, ecco, qualcosa del genere, infatti me lo ricordavo. Dovete riuscire ad andare qua prima che lo schermo vi schiacci. Niente di che. Non so perché abbiano messo degli aculei lì, però va bene lo stesso. Grazie, ma non serve. Dato che non ci sono altri potenziamenti. Ora, queste mani non ho mai capito perché cacchio ci fanno delle mani dentro un tubo. Però comunque sia boss e non è il boss finale questo, tanto per dire. Yuppie, ho già perso il fungo così, allora è già persa sta partita, sappiatelo. Vabbè, non sono neanche riuscito a sconfiggere quello. Però mi mettono proprio di fronte al fungo, se non erro. Ecco, infatti, era qua. Dovete solamente schivare di nuovo ste mani, che sono proprio infami. Perché qua senza il fungo è difficile cavarsela, eh. Solo che lo schermo, potevi restare un po' più indietro, questo qua è il boss dell'aria, però non ci interessa quello a noi. Ecco chi ci interessa, dalla musica potreste capire. La musica mi piace. Allora, come funziona? Dovete riuscire a colpirlo, anche se non fa il suono, lo colpite lo stesso, schivando le sue palle. Non è semplice, non credete. Ci ho messo un'eternità io con la prima volta, ma stavolta ci sembra ci sto riuscendo. Ma peccato che io sto pensando a schivare ma non a colpirlo. E si ha praticamente solo due vite perché potete avere solo un fungo. Non è facile, il problema qual è? Dovrete affrontare sempre di nuovo il boss per il precedente. Voi che usare il salvataggio lì è meglio, soprattutto se sconfiggete la nuvola restando grandi. Perché alla fine quello che è una nuvola. Stava per uccidermi veramente solo lo schermo? Ecco, grazie. Morte confermata. Fatti colpire però. Ecco, effettivamente il boss finale è fastidioso che non sentiate il suono. Quello è fastidioso. Non poter sentire il suono che soffre. L'hanno messo in ogni boss tranne che in lui. Vabbè, almeno avete potuto vederlo il boss finale. No. Ehi. Vattene. Sono nano, però niente, non va bene così. Dai. No, possiamo sconfiggere le palle. Però mi sa che hanno più HP le palle, quindi non le distruggete in un colpo. Oh, ce l'ho fatta, cacchio. Mi stupisco di me stesso. Non so se riuscirò a farvi vedere i crediti perché non posso registrare più di tanto. Sono già 14 minuti. Finalmente, questa è la vera Daisy. Grazie.
e a quanto pare ci ha appena dato un bacio. La tua quest è finita, grazie Lacy, lo so. E ce ne andiamo da qui, perché teoricamente siamo nella navicella spaziale, con grande stile.